Sarà un luogo perfetto per il mio lavoro, Eivor. Grazie. Se il tuo lavoro ci gioverà, lo studio sarà tuo per tutto il tempo che rimarrai con noi. Vi sarò utile, poiché abbiamo dei nemici in comune. Hanno radici che penetrano nel cuore dell'Inghilterra. Ma estirpandoli dai luoghi in cui sono più forti, avrai maggiore possibilità di stringere alleanze. A Lunden agiscono senza alcun freno. Se tu li eliminassi, la città sarebbe in debito con te. Parlerò a Randvi della tua idea. Saprà consigliarmi. Bene. Ma prima che tu vada, c'è dell'altro. Un dono che vorrei farti. Un dono? Non posso mostrartelo qui. Puoi venire con me? Ma certo, ti seguo. Sento come un affanno nel tuo respiro, Hitam. La ferita ti dà ancora problemi? Temo che sia così. Ho un dolore al petto che non riesco a curare. Riposa allora. Nel frattempo allenerai la mente e ti riprenderai. Certo. Anche se non vorrei deludere il mio mentore. Rischieresti la tua vita pur di soddisfare Basim. Proprio non riesco a capire. Non mi sorprende che tu non capisca. Quando ci siamo conosciuti, ho notato una certa diffidenza nel tuo sguardo. L'ombra del dubbio. È una domanda? No, solo un'osservazione. Ti senti in grado di condurre la barca? Sì, non temere. Ma gli sforzi prolungati mi consumano. La mia energia si esaurisce presto. E qual è il dono che vorresti fare? Non sarò io a farlo. È un dono che farai tu a te stesso. Altri enigmi. Molto divertente. Lascia che ti spieghi. Questo dono non si può consegnare. È un modo di vivere. Ancora non ti seguo. È più facile a dimostrarsi che a dirsi. Aspetterò allora. Perdona l'attesa. Questo dono si chiama Balzo della Fede. È uno dei riti più sacri della confraternita. Non è un'arma che usiamo contro il nemico, ma un atto che rafforza la nostra determinazione. Come una meditazione, ci dà equilibrio nella mente, fermezza nelle mani e risolutezza nel cuore. E nella pratica può servire per spostarsi, fuggire, nascondersi. Lo chiami balzo? E stiamo salendo piuttosto in alto. Eccola di nuovo, l'ombra del dubbio. Ci siamo quasi. Ecco, siamo diretti lì. Immagino che tu voglia buttarmi di sotto, è così? Ti prego, dimmi se sto indovinando. E rovinarti la sorpresa? Per effettuare il balzo della fede, devi abbandonarti a qualcosa di più grande. Agli dèi? A te stesso. Abbraccia la speranza che la morte non giungerà finché non sarai pronto. Credi a questo e non temerai nulla. La nostra morte è già scritta. È un filo già teso nel tessuto del mondo. Averne timore sarebbe vano e penoso. Bene. Sei già in armonia con questo insegnamento. Prima andrò io. Al mio ordine mi seguirai. Trova la fede, trova la forza e spicca il volo. Tu vuoi che io salti? Da qui? Sì. Senti, non lo farei neanche se avessi le ali. Grazie per la lezione, ma... Aspetta! E guarda! Hitam! Hitam! Razza di stupido! Sei ferito! Lo vedi? La fede è più forte della paura! E quel mucchio ha attutito la caduta! Eivor! Non avevo mai visto questo tuo lato! Non alimentare la tua paura! Dominala! Ho
visto la mia morte in una visione. Non sarà qui, né oggi. Un volo perfetto! Come ti è parso? Dicevi il vero. È stato folle e potente. Una purificazione. Un dono fatto a me stesso. Ora capisco. Grazie per avermi mostrato via. E grazie a te, Eivor, per avermi ascoltato. Dicevi che questo balzo della fede è un rito sacro. Lo devono praticare tutti gli occulti. Sì, che io sappia. È un rito di iniziazione che risale al periodo antecedente alla nascita di Gesù Cristo. Vuoi fare di me un iniziato? Ci proverei se tu fossi interessato. Ma questo non è lo scopo del mio viaggio. Basim e io siamo a caccia di prede. L'ordine degli antichi. Sì. Ricordi il medaglione che hai preso dal corpo di Kjotve? È il loro simbolo. Sono una piaga e noi intendiamo spazzarli via dal mondo. Anche loro agiscono in segreto. Ma il loro scopo è dominare il mondo e non liberarlo dalle catene. L'ordine non è l'unico a desiderare il potere. Anche Sigurd e io lo cerchiamo per avere una nostra terra e tutto l'onore che ne consegue. Non paragonarti a quella gente. L'ordine non ha onore, non ha principi, né umanità. Eppure controlla una moltitudine di troni inglesi. Se intendi pacificare l'Inghilterra per il bene del tuo clan... Allora è nel mio interesse offrirti ogni aiuto. Capisco. Tu cerchi alleanze. Noi vogliamo purificare l'Inghilterra da un morbo. Sono due speranze unite in una sola causa. Forse pensi che questa terra sia governata da Jarl innocui e da Thane incapaci. Ma se osservi, vedrai una minaccia più seria. La mano invisibile dell'ordine è ovunque. Con il suo tocco ammorba e avvelena tutti gli strati della... Basim mi ha dato un compito preciso. Stanare ed eliminare l'ordine degli antichi in Inghilterra, cercando fin negli angoli più bui. Collaborare per raggiungere questo fine beneficerà a entrambi. Tu otterrai maggiore influenza nei regni d'Inghilterra. E tu raccoglierai mobili. L'ordine trama per fare sua la città. Ne parlerò insieme a Randvi. Mentre sei là, tieni gli occhi aperti e cerca di scorgere il nostro simbolo. Secoli fa gli occulti si servivano di alcuni studi. Ne ricordo sei, credo. Se riuscirai a trovarli, ispezionali in cerca di documenti con lo stesso simbolo. Mi saranno di grande aiuto. Lo farò. Grazie, Hitam, per tutto quanto.